Amici del calcio a 5, buonasera e ben ritrovati a Zona Futsal, l'approfondimento sul mondo del calcio a 5 a cura della redazione di Radio 00. Quello andato in scena nell'ultimo weekend è stato un weekend di, di verdetti perché si è chiusa la regular season sia per il Bitonto C5 femminile che per il futsal Bitonto. Per il Bitonto g 5 Femminile, la vittoria sulla kick-off e balsa i 68 punti e il primato in classifica pari punti con, con il Pescara, che, però, in virtù degli scontri diretti, resta comunque primo. Per il futsal Bitonto, invece, nessuna sconfitta poteva essere più dolce, come quella contro il Senise per tre reti a due, perché è una sconfitta che, dalla paura, ha permesso ai neroverdi comunque di qualificarsi ai playoff nazionali parleremo di tutto questo in questa puntata di Zona Fuzza e lo faremo con due ospiti di primissimo rango la prima che vado a presentare è ormai un, un perno del bitonto C5 femminile da due anni in maglia nero verde da due anni incanta tutti con i suoi piedi con il suo modo di giocare Diana Santos, buonasera e benvenuta buonasera, grazie, grazie per questo invito di essere qui Io sono contenta per questo spazio per parlare di sobre... Coccio 5 femminile. Torna invece a trovarci qui in studio, dopo la prima volta, il direttore generale del Futsal Bitonto, Francesco Mancazzo. Buonasera, Francesco. Buonasera, Buonasera a tutti, grazie per l'invito. E allora passiamo immediatamente ai fatti, passiamo immediatamente agli highlights della sfida del Bitonto C5 Femminile contro la Kickoff. Un remake della sfida andata in scena al Paladolmen di Bisceglie due settimane fa, questa volta però il risultato è diverso e ha visto il Bitonto dilagare in tutti i sensi contro le milanesi per 12 reti a 2. Diana, che partita è stata? Eh, per noi benissima, <ride> ma è che, che le ragazze, qualcuna delle principali giocatrici, non, non era in campo, era infortunata. Ma va bene, noi facciamo quello che dobbiamo fare, facciamo il nostro lavoro bene e penso che è così per arrivare in finali. Diana, affrontare la kick-off una settimana dopo la, la finale di Coppa Italia, cosa ha significato per voi? Eh, noi stavamo pensando che doveva essere una partita così così, perché abbiamo vinto, un po', eh, siamo un po' rilassati, ma... Va bene, è stata è stato benissimo questa partita e penso che, che la squadra sta con la testa, la testa buona per, per il proseguimento di, di campionato. la squadra è con la testa giusta perché dal prossimo sabato, meglio da questo sabato, incominciano i playoff scudetto, incomincia praticamente un altro campionato e per, per il Bitonto sulla strada verso, verso la gloria c'è il VIP. Che gara ci si deve attendere, o meglio che gare ci si deve attendere perché si va al meglio delle tre, delle prime tre? Sì, noi vogliamo eh, chiudere la seconda partita, non, non vogliamo andare alla terza, e pure per riposare perché dopo prendiamo o Lazio o Falconaro che sono due squadre bravissime e forti così se, se chiudiamo la seconda partita c'è più tempo per riposare e, e pensare un altro anniversario. Diana, il, il campionato ha detto che avete chiuso a 68 punti, a pari punti con il Pescara, che da anni è comunque sulla, sulla cresta dell'onda di questo movimento. Voi siete al secondo anno di attività, penso che meglio di così davvero non si potesse chiedere? Eh, sempre si può fare di, di meglio. Ma io sono contenta per questa campagna che abbiamo fatto, eh, per tutti, eh, tutto che, quello che stiamo facendo la città vedere. Eh, siamo, eh, come che posso dire? Eh, siamo più fortunati adesso do che l'anno scorso, ovvi ovviamente, perché le giocatrici sono diverse e questo fa, questo fa la differenza. Guardiamoci assieme la classifica maturata al termine di questa regular season con Pescara e Bitonto che chiudono a quota 68 punti, segue sotto di 5 lunghezze la città di Falconara a quota 63, 61 punti per il Tikitaka, 45 per la Kickoff, 38 per la Lazio e 32 per il VIP, prossimo avversario del, del Bitonto. Nella parte destra della classifica invece ci sono 28 punti per il Pelletterie, 27 per il Rovigo, 27 per il Molfetta, 25 per l'Audace Verona, 22 per l'Irpinia. 13 per lo Statte e 4 per il Fondi. Diana, la parte sinistra della classifica ha confermato quello che è stato l'andazzo di un intero campionato con uh, Pescara, Bitonto, Falconara e Tikitaka che sono rimaste praticamente lì dall'inizio alla fine. Nella seconda parte della classifica invece il colpaccio possiamo dire che lo ha fatto il Molfetta che si è salvato l'ultima giornata e ha lasciato Verona e Dirpini Scontrarsi in quello che sarà un, uh, un playout uh, davvero di, di, primissimo, di primissimo livello per stabilire chi dovrà rimanere in Serie. A. Sì, sì, perché il eh, campionato è stato così, non ha cambiato tantissimo da inizio. E noi sempre vogliamo stare al primo posto. My eh, sconfitta contro Pescara abbiamo perso, ma. Eh, Penso che è normale perché uh, Pescara è una squadra fortissima, come tu hai detto, è, sta sempre in finale, è campionissimo e, va bene, e uh, stiamo di fronte a loro. Diana, il Pescara lo avete affrontato sia in campionato che in Coppa Italia. In campionato avete perso per tre reti a due, in Coppa Italia l'avete battuto per tre reti a 1. Secondo te cosa ha fatto la differenza in questi due, due scontri diretti? Abbiamo cambiato la, cambiato la strategia. Questo è stato importante per noi. Abbiamo trovato un, post, un punto giusto in campo che questo, eh, fa la differenza al nostro modo di, di gioco. Eh, perché dobbiamo difendere di più, perché gli, attac gli attacchi è con lui, Renato, è difficile quando non si sente. penso che, che in questo punto abbiamo trovato il eh, punto giusto per, per il nostro modo di giocare. Francesco, 68 punti al secondo anno di serie A ed un primato in classifica pari merito col Pescara sicuramente non capita a, tutti, a tutte le matricole. Eh, vedendola da fuori, o meglio, possiamo dire quasi anche da dentro, visto che ci si confronta quasi quotidianamente, eh, dal punto di vista dirigenziale cosa ti senti di dire? No, è un orgoglio perché comunque è un lavoro programmato, uh, ho sempre detto che non è, si trovano a 68 punti uh, così per caso, c'è dietro tanto 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 lavoro, quindi è, è un giusto merito che si dà alle ragazze che vanno in campo, ma sicuramente è una società fatta di persone competenti, quindi il risultato è, è, è normale in questo momento che sia arrivato così. Diana, se il campionato è stato archiviato, è stata archiviata anche la Coppa, ma facciamo un piccolissimo passo, passo indietro. Che emozioni vi ha lasciato giocare la Coppa davanti ad un pubblico così, così numeroso? Che, che emozione è stata sollevarla al cielo e regalare una gioia sia ai tifosi presenti al Paladolmen, sia alle famiglie insomma, che, che mi seguono da casa a lontane migliaia di chilometri? Boh, a casa era una festa che... Não, não, não imagina, porque tudo tem a partida de domenica é um evento que se, que, é, bom, se, se vê no em Facebook, coisa é tudo com lafach, é com a maleta, Diana, é pura é, qua Diana mostra e tudo. E penso que isso que é um bem mandar um regalo com este tiqui tanto fa per noi porque toda partita partida é de lá em campo, é tifando, não te fermano um segundo e isso tem lá a diferença em partida de Copa, porque o tifo era para nós e bom, eu já joguei com 8 mil pessoas dentro do campo e isso é belo, belíssimo. É e aqui em Abitonto é diferente porque. Tutti tifano con il cuore, é, sempre, non no, no, lasciamo lare un secondo. Penso che que questo è é un piccolo regalo che possiamo dare a questa città e questo, tutte le persone che ti fanno per noi, che ti credi noi, sono impalazzate tutte le partite. Quanto è difficile per, per voi adesso lasciare da parte la, la Coppa Italia e concentrarvi solo ed esclusivamente sui playoff? Scudetto, che ripetiamolo, sono praticamente un nuovo campionato. È un po', perché sempre stiamo a, pens eh, a pensare, mamma mia, io non ci credo ancora che abbiamo vinto la Coppa, è così che parliamo. Eh, pure per me, perché come è il secondo anno qui e già eh, nel scorso la nostra squadra era un po' così così, di infortunio di, di tutti. E vabbè, secondo me adesso facciamo una, una traiettoria durissima, perché già abbiamo giocato contro TikTok, abbiamo vinto, dopo eh, facciamo quello percorso più difficile. E questo è stato eh, buono per noi, perché quando arrivavamo a tutte le partite difficili già era preparata per quello. E io sono contentissima, contentissima. Devo fare anche un tatuaggio della Coppa. Perché siamo è... in due a farlo. <ride> Perché questo è un momento storico che... che starà sempre a mia memoria. Diana, al netto del, del, della regular season che si è conclusa, quale squadra secondo te non ha mantenuto le aspettative? Uh, da quale squadra ti aspettavi di più? Penso che un po' di... Foconara che era tutto lì così, il Primo a quarto, ma penso che che Foconara perché eh, veniva comunque dalla conquista di campionato, Coppa eh, Italia, Supercoppa, scorso, Champions. Eh sono tutti quello, ma va bene adesso per chi magari ci si incontriamo, si troviamo a, a semifinali, è una partita difficilissima. Si azzerano completamente i valori, si riparte comunque da capo, è come se il campionato non si fosse mai mai giocato. Sì. Momentaneamente la, la parte della, della femminile e tuffiamoci nel, nel mondo maschile per commentare assieme al direttore Francesco Mancazzo e anche Diana Santos l'ultima settimana in, in casa Futsal Bitonto che probabilmente rispecchia come meglio, non, non potrebbe, quello che è stato l'intero campionato di, di questa squadra. Una squadra data per morta a dicembre, una squadra poi che ha saputo risorgere dalle, dalle proprie ceneri e una squadra che nell'ultima partita di, di campionato, quella che doveva garantire l'accesso matematico ai playoff, è incappata in una sconfitta a Senise che fortunatamente poi insomma, a distanza di qualche ora non ha compromesso assolutamente questa corsa. Francesco, questo Futsal Abitonto se non è pazzo non lo vogliamo. Sì, 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 è pazzissimo, non pazzo. Comunque, hai detto bene, a dicembre ci siamo ritrovati con un avvio di stagione eh, problematico a dover eh, praticamente decidere cosa fare del futuro. Effettivamente non siamo persone e mm, noi dalla dirigenza, che un gruppo in squadra ovviamente che, che molla facilmente. Quindi abbiamo ripreso il nostro cammino e abbiamo fatto un girone di ritorno praticamente da promozione diretta. Ovviamente l'ultima partita rispecchia, così come hai detto, la, la, proprio la, la, la stagione e, e, e quello che siamo noi. Le cose ce le dobbiamo sudare in campo, non possiamo uh, rilassarci nemmeno un secondo e quindi effettivamente poi la gioia è venuta uh, non il sabato ma uh, sabato, sabato, notte sabato, sabato notte perché comunque alla fine abbiamo uh, scoperto comunque, così come sapevamo, di essere ai playoff, quindi ce la giochiamo. Francesco, ce la giochiamo, facciamo un piccolissimo passo indietro, però guardandoti indietro, resta comunque una punta di rammarico per un, un girone d'andata giocato in maniera quasi, o meglio, giocato sotto tono per tantissimi fattori. Che col serio di poi probabilmente avrebbe permesso al Bitonto di essere lì fra le prime tre a giocarsi la promozione diretta. Sì, diciamo che chi ha conquistato la promozione diretta è, sono squadre diciamo, che avevano costruito il loro organico per vincerlo già quest'estate. Noi eravamo l'outsider e comunque alla fine um, siamo partiti in quella maniera ma avremmo tr tranquillamente, visto il girone di ritorno, potuto fare sicuramente molto meglio. E, mh, non esagero nel dire che eh, si sarebbe potuti arrivare alla fine del campionato e giocarcela con le prime tre. Guardiamoci quello che è stato l'ultimo turno andato in scena del girone del, del campionato di, di Serie B con il pareggio, questo fondamentale possiamo dire per, per il bitonto far l'Alma Salerno e il Castellana per 4 a 4. La vittoria del Monopoli per 7 reti a 6 contro il, il Bernalda. La vittoria del Pisticci per 7 reti a 6 contro un Taranto, ormai con la promozione già in tasca da, da un mese abbondante. La vittoria della Diaz per 4 reti a 1 sul futsal Noci. La vittoria rotonda del San Michele per 11 reti a 4. E la sconfitta questa quasi clamorosa del Bitonto contro il Sinise per 3 reti a 2. Francesco, quest'ultimo turno ha confermato comunque come questo Girone G non abbia mai fatto sconte a nessuno in questo, in questo campionato. No, 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 assolutamente da questo punto di vista posso dire che le partite fino all'ultima sono state corrette, nel senso che c'erano i testa a coda, ma i testa a coda sono stati solo sulla carta, perché poi effettivamente i risultati li abbiamo visti sono, rispecchiano le motivazioni, tranquillamente. Ovviamente, noi ci ritroviamo lì, nonostante il pareggio dell'Alma Salerno e del Castellana. Um, quindi siamo comunque nei playoff ma uh, non avevamo assolutamente guardato quella partita ma eh, per fortuna poi <ride> è andata bene c'è anche la classifica ma l'ha trovata dopo l'ultimo turno del girone G una classifica che comunque ha visto il talento ormai passare per la da un mese abbondante con 60 punti, seguono anche loro con il pass. Già in tasca Dream Team Power del Colla a quota 53 e San Michele a quota 52. Servono a giocare invece per i playoff Audacio Monopoli a quota 43, Diaz a quota 42, Castellana a 34 e Bitonto a 33. Segue staccato di quattro lunghezze il Bernalda a quota 28 punti, 27 per il Futsal Noci, 26 per il Senise, 24 per il Potenza, 10 per l'Alma Salerno e 9 per il Pisticci. e L'Alma Salerno che insomma, fa un mezzo, un mezzo miracolo praticamente. Uh, Francesco, concentriamoci, insomma, lasciamo le prime tre perché hanno meritato la, la promozione insomma, con, con pieno merito e concentriamoci su Audace Monopoli, Diaz Castellana e Bitonto. Sicuramente per queste quattro squadre adesso si aprono le porte dei playoff nazionali e i playoff nazionali per il Bitonto fanno tappa in, in Toscana contro la, la San Giovannese. È un girone che non conosciamo, eh, sono avversari contro cui non abbiamo giocato, per cui serve comunque il miglior Bitonto. Beh, sì, Considerando così. che la San Giovannese eh, ha realizzato 157 gol e subiti 104, quindi... Uh, parliamo di una squadra che ha confidenza con, con sì. il gol. Il, il girone toscano sappiamo essere un, un girone importante comunque a livello nazionale. Quindi la san giovannese, è, tra l'altro ha, ha perso diciamo, la promozione diretta nelle ultime partite con gli scontri diretti. Quindi ci aspetta la miglior quarta in assoluto poi, tra di tutti i gironi. Quindi sarà una bella sfida. Ovviamente ci dobbiamo far trovare pronti perché è giusto uh, che sia così. Francesco, parliamo dal, dal punto di vista dei playoff, molto spesso insomma areggiano voci in, in città o comunque nell'ambiente di chi si chiede ma veramente questo, questo bitonto vuole salire, veramente ha le carte in tavola per, per salire, dal punto di vista dirigenziale pensi e credi che il modo migliore sia comunque rispondere sempre e solo sul campo? Assolutamente, Assolutamente sì, noi siamo una società ambiziosa, giovane ma ambiziosa, quindi... Ehm... Dovevamo dare un segnale a questa città e il segnale importante l'abbiamo dato, è quello di eh, tentare di, di salire sempre più su e quindi di categoria. Ecco perché comunque alla fine eh, dobbiamo giocarcela fino alla fine. Diana, guardandolo da fuori, perché molto spesso insomma, siete venuti al, al, al PalaBorsellino a guardare le partite, che, che effetto ti ha fatto questa squadra? Eh, io vedo poco, sinceramente. Ma guardando di fuori penso che, ovvio, che il playoff è, è difficile anche per noi. Deve essere, ma dentro di campo è 5 contro 5 e succede di, di tutto. E basta che, che mettano la voglia e possiamo arrivare anche, anche fino alla fine. Come, secondo Giordiana, preparare una partita contro un avversario che non si è mai affrontato prima? Eh. <ride> colocam uh, na volta a subir a aqui com nós, mas penso que devo no guardar o vídeo da partida que eu não joguei e montar uma estratégia para o jogo E eu sempre digo que pelo minutos prima é aquilo que, que define quando uma volta una partida e é cose que deve, Penso eu que é coisa que devono fazer, Studiare a, a partida. Chiedere di più difficile, che comunque dentro di campo è, si torna, è un po' facile dopo. Francesco, stiamo vedendo adesso le live dell'ultima sfida in casa con, con il Monopoli. Quello che più sorprende di questo bitonto è il girone di ritorno giocato in una maniera strepitosa. Parliamo di numeri della squadra che comunque avrà tutte le carte in tavola per, per ambire alla promozione diretta. Per cui sì, è vero, affrontiamo il, la, la miglior quarta, ma questo Bitonto è praticamente settimo solo sulla carta, potremmo dire. Sì, è settimo sulla carta e infatti siamo curiosi che il 13 maggio arrivi eh, velocemente perché ab abbiamo voglia proprio di confrontarci con, uh, con altre realtà, anche perché mh, dalla quarta alla settima, ti parlo del girone G, uh, ci sono squadre importanti. E quindi eh, essendo arrivati a questo punto, comunque eh, confrontandoci con le nostre quarte, quinte e seste, eh, siamo curiosi di capire un attimino fin dove possiamo arrivare. Ovviamente tutto sta a noi. Francesco, eh, se nel girone di ritorno insomma, abbiamo dimostrato di essere un roster eh, sicuramente di, di qualità. Nei playoff eh, per la promozione si azzera, si azzera quasi tutto, quanto è stimolante e sicuramente lo è, ma quanto anche è anche difficile trovare adesso le nuove motivazioni, trovare le energie fisiche, perché comunque mh, giochiamo con la stagione ormai tutta quanta sulle, sulle spalle, e tentare l'assalto a, a questa Serie A2. Considerando che c'è l'andata e il ritorno, quindi bisogna essere eh, bravi. A preparare una, una doppia sfida, e quindi eh, essere tranquilli eh, per tutto il tempo, e ovviamente a questo punto la testa fa la differenza. Oltre che i piedi, c'è gente che deve entrare con tra virgolette, il sangue agli occhi, e, e quindi essere forte mentalmente dal primo all'ultimo minuto, l'ultimo secondo. Quanto è stato fondamentale Francesco non perdere la bussola quando a dicembre il terzultimo posto in classifica faceva comunque urlare di rabbia a tutti quanti. E dare fiducia soprattutto a mister Pietro Di Bari, perché magari altre società probabilmente avrebbero già optato per soluzioni diverse. Invece, il mister lo ha sempre ribadito, ha sempre sentito la fiducia della, della società e ha sempre potuto lavorare in maniera tranquilla. Sì, allora se mi parli del mister non è mai stato in discussione, quindi adesso a maggior ragione eh, ce lo coccoliamo da questo punto di vista, ma quando i risultati non arrivavano, e ti dico la verità, non arrivavano soltanto i risultati perché poi alla fine la mole di gioco si vedeva all'interno e... Perché, perdona, una sorta di sfida contro i pali e le traverse anche in, sì, <ride> in quel periodo lì. Era un periodo in cui uh, tutto ci girava contro e quindi uh, siamo stati bravi noi, ti dico la verità, perché un'altra un società magari avrebbe potuto mandare tutto a monte, quindi ci abbiamo creduto e, e siamo qui adesso a, a gioire di questo obiettivo uh, che deve essere sicuramente un punto di partenza da qui fino a non sappiamo quando. Non sappiamo quando Francesco, ma sappiamo quando si giocherà con l'andata del 13 e di ritorno una settimana dopo, l'andata in casa e il ritorno fuori casa. Meglio così o meglio al contrario? Uh, oh, non lo so, non, non ti so rispondere. Uh, sappiamo che uh, affrontiamo prima tra le mura amiche uh, questa San Giovannese, quindi uh, siamo comunque contenti. siamo... Siamo, siamo felici di essere qui, quindi adesso giocare l'andata o il ritorno lì da loro e, e cambia, cambia poco. Intanto iniziamo a giocarcela tra le mura amiche. Vediamo. Stesso discorso anche per voi: vi aspettano una trasferta, una trasferta lunga, un, un viaggio lungo e vi aspettano comunque tre sfide nell'arco di, di pochissimo tempo, con l'ospicio che, che siano due. Quanto diventa fondamentale avere alle spalle comunque una, uno staff tecnico di, di primo livello con PACA Marketing in prima linea che vi aiuta a mantenervi in, in forma. Ma, PACA è bravissima, è una, quello che, che Brasili, il Brasile c'è di, di meglio e penso che tutti hanno visto la differenza che, che sulla, sul lavoro fa. dentro e fora de campo porque se for se vê de guardando esforço era troppo diverso e penso que faz total diferença não só de lei mas por Mister tudo aquilo que faz trabalho duro digamos assim né para relaxar de relaxar mais tranquilo mais Paca è, è bravissimo, solo che, questo che voglio dire. Probabilmente la sua impronta si è vista anche nelle, nelle Final Four, perché soprattutto nella sfida col Pescara nel secondo tempo correvate più di loro. Eh, lei ha detto questo per noi una settimana prima, ha detto quando giochiamo contro Ticchitaca, lei ha detto sì, questo, questa partita voi, sarà un po' pesante, ma contro, in Coppa Stanno bene, e penso che tutti hanno visto questa differenza di, di preparazioni. È un lavoro duro, un lavoro pensato che, che lei fa eh, con noi. Francesco, un lavoro duro che anche il prof, Nicola Moduno, sicuramente non risparmia mai a, al gruppo dei ragazzi Nero Verdi, e qualcuno probabilmente lo maledice anche, però è fondamentale quel tipo di, di lavoro perché. Per farsi trovare pronti a degli appuntamenti così importanti ci deve necessariamente essere alla, alle spalle un lavoro duro in settimana. Eh sì, arrivare ad un numero di partite alle spalle... E Continuare a correre all'ultimo secondo significa che hai un ottimo preparatore eh, nello staff tecnico. E il prof Nico a Modugno, è sicuramente è sì, odiato dai ragazzi, però è anche amato: no, no, se, se corrono è, è tutto merito suo, quindi no, non, diciamo che è diventato parte integrante anche del, del gruppo squadra. Quindi è elogio totale per il prof. La totale per il prof, eh, in tutto questo entusiasmo per la conquista dei playoff, però Francesco c'è una piccolissima nota amara che volevi, volevi esternare eh, riguardante un attimino l'amministrazione, la, ovviamente senza nessun tipo di, di polemica, ma un, uh, un semplice esternamento di, di una sensazione, di uno stato d'animo. Sì, e forse qualcuno ha dimenticato uh, che uh, gli sforzi che si fanno per raggiungere degli obiettivi così importanti. Sono, tra virgolette, eh, importanti e quindi ci saremmo aspettati quantomeno un, un ringraziamento, un messaggio, un qualcosa che ci, ci facesse sentire ancora più protagonisti di quanto lo siamo stati eh, fino a questo momento. Però va bene, andiamo avanti e, e proseguiamo per la nostra strada. Abbiamo, siamo, siamo gente di sport, e quindi capiamo le esigenze di tutti. E ci siamo insomma, che... insomma sia per la maschile che per la femminile che questi complimenti arrivino all'ultima partita insomma con, eh, allora, con un qualcosa, sì, allora, di, con allora, un qualcosa sì, di importante da, da, aver portato, da aver portato a casa Diana andiamo verso, verso la chiusura perché insomma, poi dopo c'è allenamento per, eh, per tutti quanti <ride> voglio dire le, le attività vanno, vanno necessariamente avanti la tua stagione fino a questo momento nella regular season ti ha visto mettere a segno 25 gol São números da pivô, são números da atacante. Eu, por Brasília, sempre sinto de pior, porque me piace isso, não piace só defender. E penso que che... o caucho ha cambiado tanto, porque prima era assim: só defende, só defende, só ataca e vai bem. Mas cambiado tanto em pouquíssimo tempo, pouquíssimo anos, e isso. É uma coisa em pior pela diferença. Não podemos estar pensando só em, ah, eu faço o mil e vai bem e così. Não, eu penso diverso. eu penso que devo uh, portar alguma coisa em pio dentro de campo que faça a diferença, que, que o adversário não aspetem, não esperem em eh, qualquer qual momento da partida. E... Io sono contentissima per, per stare così, ha fatto già più gol di l'anno scorso, e, ma è un lavoro di tutte le squadre che mi aiuta tantissimo. Un domani porterai i tuoi piedi in banca? Li metterai in banca? <ride> non lo so, non lo so. Perché insomma sono, sono, piedi, sono piedi pregiati <ride> o no Francesco, sono piedi che fanno la differenza. Sì, <ride> sì certo. certo. E, oh. vabbè, e centrale è riduttivo definirla centrale, perché comunque è mezza squadra, poi calcia di sinistra e destra in maniera distinta. per cui è un onore come, averla abitato. Era un quando però non l'ha visto nessuno, diciamo. Oh, sì, così, sì, no, no, no. no, no. no. <ride> ero tutto sinistro sinistra. No, però comunque alla fine è un piacere vederla in campo, per cui onore a te. Francesco, andiamo in chiusura anche, anche con te. Settimo posto in classifica: tutto si azzera, si riparte da capo. Con un futsal Bitonto che ha un, un nuovo e grande obiettivo: puntare alla Serie A2. È una parola che, che ti mette i brividi un po', sapendo insomma del, del tuo percorso, o del vostro percorso in, in questo campionato, ma anche nei campionati precedenti. Senti, è un fattore di crescita ulteriore sarebbe per questa società, eh, sarebbe confrontarsi con altre realtà magari ancora più storiche eh, nel futsal, quindi è un obiettivo che non ci spaventa in questo momento, eh, ci entusiasma, eh, magari adesso da, da stasera in poi inizieremo a capire eh, veramente che cosa significa giocarci il playoff. Eh, Uh, per la 2, appunto, eh, già la parola A è qualcosa di entusiasmante. E quindi, poi mh, ti dicevo, noi siamo, siamo gente di sport, la gente di sport lo deve fare per avere degli obiettivi eh, importanti, altrimenti eh, può anche fare a meno di fare sport. Mm, quindi, eh, effettivamente, no, non ci spaventa, anzi, ci entusiasma e ci sprona a lavorare ancora di più. Allora, siamo in... in chiusura di questa puntata di zona futsal, io vi ricordo gli appuntamenti di questo weekend con la sfida del Bitonto C5 femminile contro il VIP, con il calcio d'inizio con un orario ancora tutto da, da stabilire e anche con una data ancora da, da stabilire, ma si gira questo, questo weekend. Il Futsal Bitonto invece tornerà in campo la prossima settimana, in campo contro la San Giovannese per l'andata dei playoff nazionali per la Serie, la serie A2. Io ringrazio Diana Santos per essere stata ospite qui con noi questa sera, la sua prima volta a Zona Futsal. Prima di tanti altri che, che devono venire, ma io sono contenta e io ti ringrazio per questo invito e speriamo bene. Speriamo assolutamente, assolutamente bene. Grazie invece per essere tornato a Francesco Mancazzo, direttore generale del Futsal Bitonto. Grazie a voi. Io ringrazio tutti quanti voi che ci avete seguito numerosi anche in questa puntata, vi do l'appuntamento alla prossima settimana con tantissimi nuovi argomenti e con la stessa passione di sempre.